Oggi in Consiglio si discute di alcune commissioni. Beh sì, la più significativa per noi è sicuramente quella, la Commissione speciale per le politiche della costa, è la concretizzazione di un punto programmatico qualificante del Presidente Rossi che è raccolto dal Consiglio regionale e si occuperà delle questioni legate alla ripresa soprattutto della costa. C'è poi l'osservatorio per la città metropolitana e il riordino delle province, che segna l'impegno da parte del Consiglio regionale rispetto alla trattazione di una riforma che investe tutta la regione, perché la città metropolitana è un ente nuovo su cui noi pensiamo e puntiamo molto, perché la città metropolitana della Toscana, ossia la città di Firenze e tutta l'area fiorentina, possa in qualche modo essere il motore dello sviluppo della Toscana, ma allo stesso tempo bisogna chiedersi e anche velocemente come si ristruttura il nostro sistema istituzionale che si basava moltissimo sulle province. E quindi quello è uno dei luoghi che investirà di più, impegnerà di più il Consiglio regionale in questa legislatura. La Corte dei Conti ha promosso il bilancio della Toscana, ma ha evidenziato anche alcune criticità. Sì, non nuove, direi che la novità davvero è la sottolineatura del bilancio della Regione come un bilancio buono, saldo. Le prime pagine di quella relazione, che ho voluto rileggere anche attentamente, dimostrano come ci sia apprezzamento per questo nostro bilancio. Lo dico non per celebrare nulla, ma da cittadino penso che sia anche un elemento di fierezza, quello di sapere che la propria regione è guidata molto bene anche sul piano dei conti, cosa che purtroppo non può essere detta di tutte le regioni italiane. I rilievi sono soprattutto legati alla funzione e alle condizioni del sistema delle partecipate, che qui non è così vasto come si vuol descrivere, sono molto spesso società e partecipazioni antiche che non si è provveduto anche per impossibilità di farlo a vendere, a privatizzare. Ci sono però in corso da tempo delle iniziative e gli obblighi ai quali siamo chiamati, cioè quello di determinare la strategicità di alcune partecipazioni, verrà assolto tra qualche settimana, con opportunità, e il mandato precedente non l'ha fatto prima della fine delle elezioni perché sono scelte politiche rilevanti e quindi le affronteremo presto. Come affronteremo presto alcuni temi che riguardano il riordino proprio di alcuni strumenti, penso alla FIDI Toscana, penso ad altre partecipazioni e quindi ad altri strumenti di governo dell'economia della nostra regione che saranno oggetto di valutazione e di iniziativa sicuramente presto. Il Movimento 5 Stelle chiede una commissione d'inchiesta sulla vicenda del Monte dei Paschi e chiama in causa direttamente. Sì, è la traduzione di 4 anni di spettacoli in piazza gratuiti di Grillo, quindi non c'è niente di sorprendente, è qualcosa che chi esegue senza in qualche modo avere capacità critica poi porta nei consigli regionali. Noi non abbiamo nessun timore a affrontare anche questi argomenti, anche se è un po' fuori tempo massimo perché l'attività giudiziaria è in corso da molto tempo. La banca ha subito una crisi importante come tanta parte del sistema bancario italiano. A noi ci preoccupa però gli effetti di questa crisi, di questa grande banca che in Toscana ha significato anche il sostegno, il supporto effettivo del sistema economico e quindi credo che oggi sarebbe più interessante ragionare sul credito in Toscana, su come si riposiziona il sistema bancario alla luce delle novità e delle condizioni diverse che anche la crisi del Monte dei Paschi ha prodotto e che quindi diciamo, è un po' antistorica, fuori dal contesto, ma naturalmente parteciperemo con interesse e convintamente anche a quella commissione d'inchiesta.